Allora, signore e signori, buonasera. Ho scritto poco fa un post sul Bar Marconi. Bar Marconi si trovava proprio qua, a due passi da via Roma, dove fanno i morcati, mostra un negozio di scarpe, una volta ci scrivi Bar Marconi. Bar Marconi, per noi giovani degli anni 90, era l'ultima tappa della nottata, perché praticamente facevamo la serata tra la sala gioco Letonina, San Roque, io Guastina, era l'edificio che ci fermavamo, e poi a Malaville, e poi dalla villa magari trovavi amiche che tenevano la macchina, loro ti fermavano a parlare con loro, a sentire un po' di musica, e praticamente una volta facevamo un giro con la macchina, arrivavamo fino alla guerra, no? E ogni tanto, vabbè, proprio per bisogni fisiologici ci fermavamo prima delle crocette, e mi ricordo che quando giravamo con la macchina, no, era molto contente la radio con la musica non troppo forte, perché comunque a noi poi ci piaceva ascoltarla in modo che noi potessimo anche parlare. E praticamente intorno alle 3, perché poi quello era l'orario che cominciava a farsi notte per noi, eravamo a casa da Via della Libertà. E eravamo al Bar Marconi, ci fermavamo di fronte a un negozio di Sartre, e ci fermavamo là, ci fermavamo con la macchina e trasavamo là dentro, ci stava sempre l'inverno, ci stava quel caldo che avvolgeva, no? Ti faceva stare pure buono, dice, ah, che bello sto caldo, perché poi sentivi quel freddo fuori dalle 3 di mattina, giustamente. E insieme a noi si fermavano proprio di fronte all'entrata di un bar, ovviamente c'è stato uno spiazzale di pavimentazione di un marciapiede, e poi c'è stata l'entrata di un bar, e si fermavano i camion dei corriere. I corriere partivano verso le 3, andavano a Roma, quindi andavano a scaricare e facevano i mercati. E praticamente si creavano due fondi, quello che ancora aveva finito la giornata e quello che invece alle 3 la stava a cominciare, e sentivo quel tepore delle 3 di mattina, ma sobbativa, e tancò più maradozzo con la panna, erano fatte le beglie, ma era bello perché erano rosse, costavano 1.000 lire, mi sembra, 6.000 lire, perché comunque cappuccino e cornette costavano 10.000 lire. E c'è Steven di videogame da una volta, no? Quindi che facevi? Nel frattempo che il padrone, mi sembenzo, facevi un cappuccino, noi ci fermavamo da là, no? C'è questi videogiochi. Allora, compa, prendi il cappuccino. Sì, sta venendo, aspetta. Quindi fa sta partita, aspetta, metta, gioco i posti miti, mo, vi cappuccino cornette e venga fuori il gioco. Ma raccomando, non ti fa stampare. Che così si diceva, no? Quando giocava ai videogiochi, no? Ma raccomando, non ti fa stampare. E quindi c'è questo Maradozzino con tutta questa panna, volevo. Boh, magari con tutti i problemi che uno può tenere, si stesse pure a corto, ma quel Maradozzino, volevo. Con tutta quella carico di panna, era qualcosa, no? Era veramente, era la pace dei sensi. Era praticamente l'ultimo atto della giornata, che per noi praticamente la giornata si chiudeva là. Se per i corrieri cominciava la giornata in quel momento, quindi era veramente, no, i due opposti di fondi. Per noi finiva col maritozzo con la panna. E allora, mentre noi usciamo fuori del bar, ci andavamo in lontananza, era la Pette, che veniva alla stazione, poi veniva più il treno, no? E quindi era veramente, no, una staffetta tra chi finiva e chi cominciava la giornata. Altra fondi. Un abbraccio. Ciao.